Due parole per salutare i ragazzi dentro, chiusi dentro al CPR? Magari facciamoci sentire. Perché, ragazzi! Oh! Ragazzi, vi abbiamo ricaricato i telefoni perché vogliamo sentire le vostre voci. Vi hanno silenziato, ma noi abbiamo ancora voglia di sentire che cosa succede oltre quelle mura. Oh! Dai, raga, un po' di saluti che non ci sentono. Mi fate fare come le ragazze che agitano i pompon. Vabbè, intanto racconto un po' a tutti quello che è successo dentro al CPR. In realtà oggi è una giornata un po' anomala, nel senso che normalmente il CPR ci accoglie nel peggiore dei modi. Oggi ci mancava solo che ci offrissero il tè. Comunque, siamo riusciti a raccogliere una quantità di soldi allucinante, tanto che abbiamo addirittura aumentato dei tagli delle schede e abbiamo addirittura anche avanzato dei soldi con cui compreremo a questo punto delle schede telefoniche che verranno mandate al CPR di Macomer, dove forse qualcuno ha già sentito quello che è successo. Ci sono proteste, li vediamo? Io non li vedo. Ci sono proteste che vanno avanti da giorni, ci sono addirittura di nuovo in voga le persone che si cuciono la bocca a estremo segnale della loro paura di scomparire nel nulla, perché sappiamo perfettamente che in queste prigioni etniche le persone scompaiono dalla società, non sappiamo più niente da quando gli hanno tolti i telefonini. Eppure prima raccontavamo di ribellioni continue, di vessazioni, violenze e mancanza di diritti continue, di cibi edulcorati con i farmaci, i psicofarmaci quando si ribellavano, di violenza nei loro confronti, di abbandono sanitario quando stavano male. Allora, tutte queste cose non è che sono scomparse, queste cose non le sappiamo solo perché appunto vigliaccamente lo Stato, dopo che ha prodotto l'ennesimo morto di CPR, ne abbiamo avuti 3 in 6 mesi, ha deciso semplicemente di togliere i telefonini per fare in modo che nessuno di loro potesse più avere contatti diretti col mondo solidale che c'è fuori. Quindi la nostra presenza qui di oggi ribadisce ovviamente la nostra assoluta contrarietà all'esistenza di posti come questi. Siamo in un periodo in cui il grido è contro il razzismo, questo è il razzismo di Stato, questo è il razzismo resa legge. In quelle mura noi non ci entreremo mai, noi occidentali siamo detentori di un potere che ci rende in qualche modo più liberi dei nostri fratelli che arrivano dal resto del mondo. È impossibile pensare che all'interno del CPR in questo momento ci sono 53 persone di cui non sappiamo niente, che tra l'altro sono state detenute in un momento in cui i confini per e dall'Italia erano chiuse, in un momento in cui essere in una comunità era un problema, venivano esposti ancora di più a un rischio sanitario che invece fuori veniva gestito in tutt'altro modo. Quindi noi appunto con questa cosa di ricaricare le schede telefoniche speriamo di ridare loro la voce qui, e grazie alla solidarietà che si è mossa anche al CPR di Macomer. In questo momento in Italia per fortuna i CPR stanno chiudendo alcuni sotto le spinte dei detenuti, perché a forza di ribellarsi, di rivoltarsi, li hanno resi inagibili, per cui li hanno dovuti chiudere nel tentativo di rimetterli a posto. Ce ne sono ancora però purtroppo 5, di cui appunto non, purtroppo non sappiamo veramente niente. In più a Roma sappiamo che la sezione femminile di Ponte Galeria è invece completamente piena, proprio perché tanto nei CPR non si salva niente, nessuno. Quindi siamo qui oggi, ci torneremo di sicuro, ci siamo mancati per troppo tempo visto il periodo pandemico. Speriamo che questa mossa di ricaricare loro i telefoni produca dei risultati, produca i risultati che vogliamo, sono quelli di riavere contatti con loro per raccontare di nuovo che cosa succede alle loro esistenze. L'ho già detto più volte, chiudere i CPR non è uno slogan, chiudere i CPR deve essere un progetto. Se è un progetto tocca a noi realizzarlo, non è che ci sono altre chance, ok? Ciao ragazzi! Chiudere i CPR!